Don Francesco Gandioli, a cui il 26 settembre scorso il vescovo emerito Dante Lanfranconi aveva conferito il diaconato, è originario di Gallignano, frazione di Soncino. 27 anni, diplomato al liceo classico Racchetti di Crema, nel settembre del 2009 era entrato in seminario. In tanti hanno voluto assistere alla cerimonia, tanti giovani, amici, ragazzi della parrocchia e naturalmente i familiari, papà, mamma e tre sorelle, due maggiori e poi Camilla, la gemella. Lui è contento, io forse sento più l'agitazione appunto perché sono la sua gemella, però lui è felice, io sono felice per lui e quindi... Tutti questi anni avete tentato di farlo desistere? No, mai. Lo avete incoraggiato? Certo, sempre. Abbiamo capito che era la sua strada, lui è tranquillo, è felice, l'importante è quello. Emozionata mamma Luisa. È abbastanza, direi che non è da tutti i giorni, non è una cerimonia da tutti i giorni, sicuramente. Oh, bel momento. Avrebbe mai pensato? No, oramai ero preparata, a questa ero preparata. All'inizio, 7 anni fa... Un po' sì, un po' no, diciamo, i segnali c'erano. C'era anche il suo parroco di Gallignano, Don Lino Viola. È stato nel 2009, e dopo una giornata a favore del seminario, il lunedì venne dal mio studio e mi disse: beh, Don Lino, entra in seminario. E quella fu una grande sorpresa e anche una grande gioia. Un tempo di grande crisi vocazionale, quasi un miracolo. Sì. Comunque sono gli scherzi che fa il Signore. In base alla sua lunga esperienza, che consiglio gli può dare? Amare la Chiesa, ecco, e anche se qualche volta la Chiesa può sembrare piena di vizi. Don Francesco è stato il primo prete ordinato dal vescovo Napoleoni, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera a tutti i sacerdoti della diocesi, invitandoli a un evento di assoluto rilievo per la comunità diocesana. Facciamo di tutto per non mancare, aveva concluso. E la cattedrale era affollata questo pomeriggio. Per evidenziare anche visibilmente la bellezza della comunione, tutti i sacerdoti hanno indossato le vesti liturgiche in palazzo vescovile, da dove è partita la processione d'ingresso e dove tutti i presbiteri sono tornati al termine per salutare il nuovo confratello. La celebrazione di ordinazione è stata animata dal coro della cattedrale, diretto dal maestro Don Graziano Ghisolfi, con accompagnamento all'organo del maestro Marco Ruggeri. Insieme al vescovo Antonio hanno concelebrato il vescovo emerito Dante e numerosi sacerdoti, in particolare i nuovi vertici del seminario guidati da Don Marco D'Agostino. Don Gandioli celebrerà la sua prima messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo domani pomeriggio alle 17:00.